Inversione dei sensi di marcia, apertura al traffico di aree pedonali e questa mattina la città di Brindisi fa difficoltà a carburare. Sarà pure la novità, ma tra via Cristoforo Colombo, incrocio via Carmine e Porta Mesagne la confusione è tanta. La rivoluzione della viabilità nel centro storico adottata dal neo sindaco Mimmo Gonzales, nonostante gli annunci e i preavvisi con tanto di volantini sparsi per ogni vicolo, non incontra la comprensione dei brindisini che restano piuttosto contrariati dal cambiamento. No, il traffico a Brindisi è impossibile, giusto per confondere un attimo le idee, no? Gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro già dalle prime ore del mattino per cercare di far fluire il traffico veicolare nel giusto senso di marcia. Eppure più di qualcuno cade in errore ed è costretto a tornare sui suoi passi. Ha sbagliato strada! Ogni giorno a Brindisi cambiano verso. Vabbè. Non c'è mai... Fermatevi, la sposa, dobbiamo andare. Se usino Facebook per avvisare le persone fanno bene, secondo me. Ma come si trova adesso? È un macello. Male, male. Saranno i primi giorni, chissà se poi il nuovo piano traffico servirà sul serio a decongestionare il centro storico. E come in tutte le cose, i pareri sono sempre discordanti. Possono fare tutto quello che vogliono. Questo incrocio sarà sempre un macello, perché tre strade che confluiscono ad un solo incrocio è impossibile. Finché non sarà creata un'alternativa che dalla periferia le macchine potranno scendere al centro senza percorrere via Provinciale San Vito, qui ci sarà sempre questo macello. E ci siamo. Secondo me la viabilità è buona, ho fatto il giro al centro proprio apposta per rendermi conto della situazione. Tutto bene. E i cambiamenti non finiscono qui. E questo è Corso Garibaldi, aperto al traffico dalla mezzanotte di domenica, ad eccezione appunto dei giorni festivi e delle domeniche, che ritornerà isola pedonale. Dunque parte questa fase sperimentale, contestatissima nei giorni scorsi dalle associazioni ambientaliste e da oltre 4.000 cittadini brindisini che hanno firmato una petizione. Dopo l'apertura di Corso Garibaldi, percorribile dalle auto, ma dove però non si può assolutamente parcheggiare, si dovrebbe avere anche la chiusura di Viale Regina Margherita, che una volta terminati i lavori di riqualificazione verrà trasformata in una grande isola pedonale.